Allora, l'origine del furgone appartiene a una tradizione quasi di 300 anni che fa il furgone, una tradizione antica, ce l'hanno trasmesso i monaci. Una volta tutto questo lavoro che fa adesso questa macchina, l'elettricità lo faceva a mano, con una pala, e si cuoceva a fuoco diretto. Poi l'effetto dell'energia elettrica e l'evoluzione ha creato queste macchine che sono meravigliose e sono a bagnomaria, c'è un fuoco diretto. Invece prima veniva più scuro, infatti veniva un torno fatto a fuoco diretto. Invece adesso con la tecnologia è diretta. E allora si mette il miele e albumi e si fa cuocere il tutto per 6 ore più o meno. Quando il miele è cotto, che si sa, poi deve essere il maestro a capire il pasticcere, quello che fa il terrore, con l'esperienza e con tutto, e allora se ha l'esperienza ed è bravo, basta con un tocco così per capire se il miele è già cotto. Possiamo dire che se il miele scrocchia è buono, se no ancora deve cuocere, come in questo caso ci vuole ancora un altro poco perché ancora è molle, altrimenti al contatto con l'acqua dovrebbe già indurirsi subito, e ancora ci vuole un po' di più. Intanto c'è la mandorla che sta facendo la forzatura, guarda da dentro. Dopo l'asciugamento che viene tutta la notte a forno spento, intanto ancora il miele sta per cuocere, via. Diciamo che la nostra tradizione è una tradizione antichissima, il bagnare, per la lavorazione del torrone. Questa tradizione, questo nobile mestiere ce l'ha trasmesso, ce l'hanno trasmesso i monaci dell'epoca d'oro. E quindi qua usiamo un miele di arancio, una mandorla scelta, ben tostata. La procedura è, ci vuole un 6 ore per la cottura di questo miele, con dei chiari d'uovo. Dopodiché c'è la mandorla che viene tostata a parte, dopo una buona asciugatura. E quindi dopo circa 6 ore avviene il mescolamento, prima si riduce la velocità. Ora già siamo nella fase ridotta di velocità, perché siamo quasi pronti per la mescolatura
il miele cotto e la mandorla. Perché l'impasto venga ben amalgamato. Per questo? Viene intera. Allora,
basta. Il fuoco. Qui comincia. E già abbiamo l'impasto pronto. Dopodiché si comincia a cacciare un po' di pasta. Ed ecco l'impasto, il mele e il mare. Vedete che siamo già pronti. Ecco, si mette di sotto un'ostia. Questa pasta viene spalmata in queste assicelle. Naturalmente brucia. Dopodiché se ne mette l'altra di sopra, si dà una spianata con il martello e dopodiché è quasi pronta. Poi si passa a un'altra parte, la fase del taglio. Guarda, mettiamo ancora, vediamo quale è la migliore. Ecco, si posiziona la macchina a seconda del taglio che si vuole, perché si incomincia. E se lo basta la ecco, ma volete prendere così? Qua esce, tutto ruolo. Ostia. Scusa. Una volta freddo questo viene incartato in una carta. Allora, una volta freddo, mai incartarlo nella carta quando è ancora caldo. E questo è un prodotto finito già. Thank you.
non si preoccupa se lo sta veramente. Naturalmente la poglia si può fare a discrezione delle esigenze, più grande, più piccola. Basta allargare la guida per ottenere una poglia più larga. Inizia con cominciamo con l'origine del torpore, e poi tu la modifichi là, ci sono errori nel ripeta, poi fai tutte le cose. Allora, l'origine del torrone a Bagnara è una tradizione quasi 300 anni che fa il torrone, una tradizione antica, ce l'hanno trasmesso i monaci. Una volta tutto questo lavoro che fa adesso questa macchina l'elettricità lo faceva a mano con una pala e si cuoceva a fuoco diretto. Poi l'effetto dell'energia elettrica e l'evoluzione ha creato queste macchine che sono meravigliose e sono a bagnomaria, c'è un fuoco diretto. Invece prima veniva più scuro, infatti veniva un torno fatto a fuoco diretto. Invece adesso con la tecnologia è diretta. E allora si mette il miele e albumi. E si fa cuocere il tutto per 6 ore più o meno. Quando il miele è cotto, che si sa poi deve essere il maestro a capire fatticere quello che fa con l'esperienza e con tutto, e allora se ha l'esperienza ed è bravo basta con un tocco così per capire se il miele è già cotto. Possiamo dire che se il miele scrocchia è buono, se no ancora deve cuocere, come in questo caso ci vuole ancora un altro poco perché ancora è molle, altrimenti al contatto con l'acqua dovrebbe già indurirsi subito, e ancora ci vuole un po' più. Intanto c'è la mandorla che sta facendo la forzatura, guarda da dentro. Dopo l'asciugamento che viene tutta la notte a forno spento, intanto ancora il miele sta per cuocere, via. Questo è l'assicente che si è mangiato per formare la pasta qua dentro, per piatto e l'ostia. Thank you.
tradizione, è una tradizione antichissima il bagnare per la lavorazione del torrone. Questa tradizione, questo nobile mestiere ce l'ha trasmesso, ce l'hanno trasmesso i monaci dell'epoca, dell'epoca d'oro. E quindi qua usiamo un miele di arancio, una mandorla scelta, ben tostata. La procedura è, ci vuole un 6 ore per la cottura del pelo di questo miele, con dei chiari d'uovo. Dopodiché c'è la mandorla che viene tostata a parte, dopo una buona asciugatura. E quindi dopo circa 6 ore avviene il mescolamento. Prima si riduce la velocità, ora già siamo nella fase ridotta di velocità, perché siamo quasi pronti per la mescolatura tra il miele cotto e la mandorla, perché l'impasto venga ben amalgamato. Per il resto, vino intera. Poi si mette un pizzico di vaniglia, tanto per l'odore. Dai, ora vieni qua, figlio, così vedi meglio come si fa. Se si mette là, la puoi... Adesso vedi la mescola figlia. Mandala. Sempre a marcia ridotta, va bene per questo impatto. Poi del maestro, del cucciere che fa questo lavoro, decidere come deve togliere grassa o più magra. Questa
ladies and gentlemen. Cacciare un po' di pasta. Ed ecco l'impasto. Mele. Siamo già pronti. Si mette di sotto un'ostia. Questa pasta viene spalmata in queste assicelle. Naturalmente brucia. Dopodiché se ne mette l'altra di sopra, si dà una spianata con il martello. E dopodiché è quasi pronta. Poi si passa a un'altra parte, la fase del taglio. Guarda, mettiamo al volo, vediamo qual è la sardina la migliore.
avanti, si posiziona la macchina a seconda del taglio che si vuole, perché si incomincia. La selva sta guardando. Ecco, la volete prendere così prima e poi la riprende di là. Se ti mette così, guida. Ecco, se la avete mettere che esce. Qua esce, tutto a noi. Ostia. Una volta freddo questo viene incartato in una carta. Allora, una volta freddo, mai incartarlo nella carta quando è ancora caldo. E questo è un prodotto finito già. Questo è il nostro operatore che se la mangia, a William. No. Peppinino, un po' qua voi? Niente. Vabbè. Brucia. Poggiala. Ora fermati. No, non mi interrompi, non mi vuoi. Ma ci sono papà, se non è arrivata a Natale, passano un anno. Scendendo, quando non rispondi sta scendendo. Ecco, tutto il sistema più generale della mano. Sono meno conosciuto, però ho fatto più buoni tutti. Non perché ci costruivo, perché lo fa quanto sta o fa quale sta. Buoni. Questo è il colore del perché avete già vista questa? Oh. Ma che sta fresco, mio? Sì. Puoi riprendere di qua pure. Intanto non che mani, Elia? Non che mani? Ma mangi! Ah, mosso, sporco! Non che mani, eh! Non che mani.
ma se sto quale c'è l'altro andamento, no? Naturalmente la voglia si può fare a discrezione delle esigenze, più grande, più piccola. Basta allargare la guida per ottenere una voglia più larga. Thank you.